Succede a Giorgia City, no? Succede. Accade a Gia... Praticamente, se voi ci venite a trovare, insomma, spero che veniate a trovare, qua è bellissimo perché, sai, c'è allora la scrivania, ci sono i computer, ci sono gli strumenti, gli amplificatori, le zeppole, il termos del caffè, che oggi purtroppo è solo vacante. Termos, vacante. E poi ci sono, sai, la bandiera della pace, Bob Marley, Mick Jagger e Peter Tosh, il poster dei Pink Floyd.
No, e poi le vedrete, scusate il silenzio, proprio perché Raffaella stava dicendo che queste, tutte queste cose che vi sto raccontando le vedrete pubblicate di volta in volta e potranno piacere anche a voi. Ma quello che volevo dire, guardate bene, vi sembrerà un po' anche di entrare, sai, tipo in un... in una officina. Officina gommista, perché c'è un calendario un po' speciale. Pensate che i ragazzi, nonostante oggi sia il primo marzo, che hanno fatto? Hanno tenuto la come si dice? La pagina, bravissima, non mi veniva. La pagina di febbraio. Sono pagine importanti della nostra vita. Sono proprio momenti e sono giorni. Sono stati mesi impegnativi comunque. Esatto, e quando io, insomma, Raffa, non so se questa la pubblicherai. Perché sennò potevate vedere anche voi che giorni difficili che stiamo affrontando. Sì, sono giorni duri e spigolosi. Quindi il momento era questo. E lo volevamo condividere con voi. Ma andando avanti, proseguiamo andiamo con gli eventi. Esatto. E ricordiamo che ricordiamo prima gli eventi di Bari Rock City, ovvero la puntata di Strict Nine di domani sera, esatto, col professor De Mata. Mercoledì andrà in onda la terza puntata di Back to the Streets con Bruce ai microfoni. Ciao Bruce. Infatti ricordiamo giovedì poi Bari Rock City, venerdì Apulian Destruction e domenica prossima Giorgia City e Videodrome, che ricordiamo oggi non andrà in onda per problemi organizzativi e riprenderà la seconda puntata, la seconda parte su Fellini la settimana prossima direttamente. Ma proseguendo ad eventi live nei prossimi giorni, ecco, quello che salta all'occhio più di tutto, di tutti, è venerdì 6 marzo i Reality Grey al i Burning Seals, gli Opsend, che staranno al Western Death Metal, saranno all'Istanbul Cafe. Ah, ok, li volevo mandare al Western. Andate lì. Quelli là non trovavano. Questo niente. Succederà venerdì 6 marzo. Bensì, oggi c'è un appuntamento molto importante invece, esatto, al Flying Circus con i Don Bruno. Chi mandiamo a suonare? Io manderei Marco. Per me, sì. Ok, Marco. Se vuoi. E quindi andatevi oggi ad ascoltare Marco con i Don Bruno e Domingo. Domingo. Un saluto a Domingo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Giorgia City. Certo, salutiamo la Raffa, salutiamo Marco Pazzo che ha messo tutti questi bei pezzi oggi. E adesso ci fa sentire una fantastica dub compilation. Ciao Gianni, Ciao Graziana, ciao Raffaella, ciao a tutti gli ascoltatori, buona serata. Bari Rock City. Go.
Body Rock City.